è sempre stato premuroso, sempre pronto ad ascoltare gli amici. Non penso che sia stato per i soldi, cioè non penso sia arrivato a fare un gesto così per i soldi. Credo che ci sia un disagio profondo sotto. Manuel l'avrebbe fatto con o senza soldi, sicuramente. Per me Manuel si sentiva un peso sul cuore dicendo: io non posso lasciare che un mio amico stia così male. E allora ha detto: io devo aiutarlo in qualche modo, io devo fare qualcosa. È una persona di carattere. Io dico che non è succube di nessuno. Si volevano tanto bene, si vedeva. Io li vedevo per strada e dicevo: sì, si vede che si vogliono bene. È stato più un atto per dire: io ti voglio così tanto bene che farei di tutto per te. E infatti ha fatto di tutto per lui. Solo che così ha rovinato la vita di tanti, la vita degli amici. Si è rovinata la sua di vita, purtroppo. Penso ancora che tutto questo non sia vero. Mi sembra di essere ancora in una favola, anche se penso che è successo. Forse qualcuno ha paura, ma sinceramente ormai è successo, quindi non si può far più niente. Ecco che sta per, ecco. Esatto, continua la farm. Cioè. Poi su YouTube ci sono delle norme. Se tu bestemmi ti danno uno strike al canale. Infatti qualsiasi beep che c'è è proprio perché censuro la bestemmia. Proprio una cosa che non... Perché ci sono i vostri nomi. Oppure anche perché diciamo magari il vero nome, non vogliamo che la gente scopra cose. Non adesso da le bestemmie, che ti devo dire? Porca miseria. Questa mappa qui l'ho fatta con questo personaggio qui, è Martin. L'altro personaggio è Andrea. Detto filosoficamente, tra virgolette, era vero e proprio amore per l'amico, ma amore non inteso come rapporto sessuale, rapporto omosessuale, amore proprio della persona. Io ti ammiro, ti stimo, sei mio amico, vederti star male non lo posso sopportare. Si è messo a piangere, è stato dire che mi vuole bene, che ci vuole bene tutti. E anche noi gli ho detto che gli stiamo vicino, che non lo abbandoniamo. Ma lui come giustifica quello che è successo? Ah, non dice niente perché, come l'ho detto, non ci ha lasciato tanto tempo a parlare con lui. Se ne sta rendendo conto adesso che Riccardo gli ha rovinato la vita. Non gli mancava niente a Manuel, come ha detto suo papà, non gli mancava niente, piuttosto stavamo senza noi per darlo a lui. E anche come soldi, lui andava sempre fuori con i suoi soldi, cioè non andava fuori senza. Cioè, normali, erano ragazzi normali, tranquilli, erano tranquilli, ma ha mangiato tavola Riccardo, tranquillo, come neanche... Anche Manuel, tranquillo anche lui. Cioè io non avrei mai immaginato una cosa così. Ma uno non sa niente perché è disabile, lui pensa che sia dagli amici a dormire, e la bambina piccola qualcosa ha un po' capito, però la gli vuole bene lo stesso. Hayden, writing to you, not to tell you that I still hate you. Just to ask you how you feel and how we fell apart, how this fell apart. Se qualcuno li avesse conosciuti davvero bene, non avrebbe mai avuto il coraggio di... Almeno io non ho il coraggio di... Almeno io parlo per me, no, non ci credo ancora. Ancora non ho avuto l'occasione di parlare con i genitori di Manuel, però ho sentito insomma più o meno quello che hanno detto
E niente. Con i miei amici ci siamo già sentiti e penso che andremo a trovare Manuel quando si potrà vederlo. E che cosa, che effetto ti farà o che cosa pensi di dirgli? Io gli vorrò chiedere cosa lui gli è passato per la testa in quel momento, cosa gli è preso, perché alla fine da lui non la sarei mai aspettata. E sicuramente sarò emozionato, perché è stato il mio carissimo amico. Grande Fabio. Che faccio schifo già lo so, per non parlare poi di tutto il resto. Quello che ti porterò, fatti così, su una ruota con il casco slacciato, siamo fatti così. Guarda come cazzo moriamo, ce ne freghiamo, siamo fatti così. Andavano in discoteca, c'è una discoteca qua vicino a Codigoro, il Caprice, che l'hanno aperta da poco. Vivendo in una società in cui la violenza è stata commercializzata dalla televisione, anche dai social network e dai giornali, e questa cosa non va bene, perché la violenza, l'omicidio e tutto, anche il bullismo, non è da prendere alla leggera. Per me è la società che è sbagliata in sé, perché pubblicizza questa violenza come se fosse pan quotidiano, che pesa sull'emotività della gente, anche sulla compassione. Perché gente sensibile, la gente sensibile in generale, le prende male queste cose, ci sta male. Quale due storie? Io le voglio far leggere questo. Questo l'ho scritto questa notte, 7 ore fa. Figli della c***a, fate solo schifo, fatevi cazzi di cazzi vostri, porca c***a, parlate di noi giovani e prima di dirci cose guardatevi allo specchio. Merde, siete delle schifezze, tutti ad insultare Manuel perché non andate ad insultare anche l'altro. Tutto questo mi fa venire il vomito, solo a sentire la parola Italia. Dimenticavo, chiunque non conosca Manuel e si permette di offendere, vi mando la risposta da parte sua. Figli di p***a, ti deve morire la famiglia anche a te. Per il resto, Maue, a me manchi da morire. Sei e rimarrai un fratello per me, ti rispetto per quella famosa partita a COD. Stanno offendendo solo e soltanto Manuel. Nella sua ultima foto che aveva postato, senza la maglietta. Esatto. Siamo arrivati alla bellezza di 500 e passa commenti di sole offese. Non mi trovi più Manuel? Forse l'hanno levato. Noi, o meglio, io e lei sono dei giorni che stiamo continuando a dire di smetterla, di offendere, minacce di morte, la famiglia ti deve morire pure a te, cioè... Che gli avevo detto che gli volevo bene e che tenevo lui. Scusate. E non l'hanno detto invece? Hanno solo tenuto la parte in cui dicevo che lui ogni tanto si drogava. Hanno tenuto solo quello. Che è stata la cosa più brutta che potevo dire, infatti chiedo scusa.